73.000 tamponi rapidi nelle ultime 48 ore in Veneto, oltre 4 milioni di test eseguiti da inizio pandemia. Più tamponi, più positivi. Una strategia che il Veneto sta portando avanti da marzo, che il presidente Zaia spiega con a fianco la responsabile del piano di sanità pubblica. Ne ho parlato anche stamattina con il professor Brusaferro, fra l'altro. Ho detto, guardi, ci dia una mano a rendere anche i dati omogenei a livello nazionale. Se tu prendi un dato assoluto, il numero di positivi, devi spiegare primo che non è confrontabile con altre regioni, perché poi vi dirà la dottoressa ci sono regioni che fanno solo molecolari, ci sono regioni che fanno molecolari e un po' di rapidi, ci sono regioni che caricano un dato, altre che non caricano, ci sono regioni che hanno fatto scelte di sanità pubblica di testare alcune popolazioni e altre no. Non solo, nel conteggio dei tamponi confluiscono rapidi e molecolari. Se io faccio 20.000 molecolari al giorno e ne sommo 40.000 di test rapidi, la legge mi dice che devo prendere tutti i positivi di test rapidi e confermarli in molecolare. Avete capito che continua a essere un dato anomalo? Perché io mi ritrovo tutti i positivi calcati sui molecolari, che non sono la ricerca di positivi, ma sono trasmigrazione dei positivi dei rapidi sui molecolari da confermare. Dati non confrontabili quelli delle regioni italiane che operano in modo diverso. La regione Lazio, per esempio, nella flowchart della propria strategia di sanità pubblica ha tolto la conferma, la ricerca della positività nel contatto asintomatico. Questo naturalmente riduce quello che è poi l'allargamento della ricerca. Intanto si inizia a vedere la luce. Stiamo leggermente, ma dico leggermente scendendo.